Smart Working, le linee guida della legge 81/2017 sul lavoro agile e gli obblighi del datore di lavoro. Ciao, sono Luca Veneri del gruppo Remark. Il gruppo Remark è un insieme di aziende specializzate nella consulenza in ambiente, sicurezza e medicina del lavoro. Siamo la prima società di consulenza in Italia ad avere una distribuzione capillare sul territorio emiliano, veneto e lombardo, in grado così di offrirti un servizio di pronto intervento in caso di infortunio grave o gravissimo, ma anche in caso di visita ispettiva. Con la formula garantita al 100% soddisfatto rimborsato puoi provare un servizio di qualità che nessun'altra società di consulenza ti potrà mai offrire. Nel video precedente abbiamo parlato di smart working ed in particolare in cosa consiste e a quali vantaggi apporta. In questo video vedremo le principali linee guida della legge 81/2017 sul lavoro agile in merito agli obblighi del datore di lavoro per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori in smart working. Il ricorso allo smart working in questo eccezionale momento storico coinvolge migliaia di lavoratori in tutta Italia. La flessibilità distingue e caratterizza i nuovi modelli di lavoro che sempre più devono adeguarsi ai costanti mutamenti del contesto economico e sociale. Con la flessibilità di spazio e tempo non si deve però perdere di vista la salute e sicurezza dei lavoratori, che oggi più che mai, a seguito della pandemia mondiale, devono essere al centro di qualsiasi disposizione e cambiamento. Operando in un ambiente lavorativo diverso dal tradizionale, esterno all'azienda, lo smart worker può infatti correre rischi diversificati rispetto a quelli cui andrebbe incontro in azienda, in termini ad esempio di rischio da videoterminale, telefonia cellulare, postazione di lavoro, non ergonomiche, con conseguente posture incongrue, eccetera. Per questo la legge italiana numero 81/2017 ha introdotto tutta una serie di disposizioni sul lavoro agile, prevedendo diritti e doveri dei datori di lavoro, così come per gli smart workers. In particolare, la legge intende assicurare la totale parità del trattamento normativo, retributivo e previdenziale anche dal punto di vista della tutela in materia di sicurezza sul lavoro del lavoratore agile rispetto a quello che svolge le stesse mansioni all'interno dei locali dell'azienda. Nello specifico, l'articolo 22 prevede che sia il datore di lavoro a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoatori per la sicurezza, il cosiddetto RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. I lavoratori devono cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal decreto legge e hanno diritto, all'articolo 23, alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e dalla tutela contro gli infortuni sul lavoro in itinere occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo e abitazione di quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali. Ma entriamo nello specifico e analizziamo insieme i 6 principali comportamenti richiesti dal datore di lavoro in merito al lavoro agile. 1. Consegnare al lavoratore e all'RLS l'informativa dei rischi sulle misure da adottare. 2. Fornire adeguata formazione periodica in merito ai requisiti di sicurezza sul lavoro in ambiente indoor e outdoor, se non ricompresi in quelli previsti dal decreto legislativo 81/2008. 3. Assicurare che gli strumenti e dispositivi eventualmente forniti siano conformi normativamente a standard tecnici. 4. Assicurare che le attrezzature da lavoro e apparecchiature eventualmente forniti siano conformi. 5. Effettuare idonea manutenzione delle attrezzature, apparecchiature e strumenti eventualmente forniti e somministrare adeguata formazione ed informazione sul loro utilizzo. 6. Prediligere le apparecchiature elettrico-elettroniche a doppio isolamento. Le linee guida poi forniscono indicazioni importanti anche in merito alle infrastrutture tecnologiche e abilitanti per il lavoro agile e la protezione dei dati e custodia e riservatezza, con l'auspicio che anche i dispositivi mobili siano sempre configurati dall'amministrazione per ragioni di sicurezza e protezione della rete. In questo video abbiamo visto le principali linee guida della legge 81/2017 sul lavoro agile in merito agli obblighi richiesti dai datori di lavoro per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori in smart working. Nei prossimi video analizziamo i comportamenti richiesti ai lavoratori che vogliono sfruttare questa nuova modalità di lavoro.
Se vuoi essere costantemente informato sui prossimi video che posterò, iscriviti al canale del gruppo Remark.